Ciao a tutti, eccoci qua con la seconda parte di questo try on haul di Shein. E niente, vi lascio all'apertura del mio paccone e ci vediamo alla fine del video. Buona visione! Voglio questo. Ah, un altro vestito, guarda, sono in ordine. Allora, questo è un altro vestito, come vedete, è l'apoteosi del marrone. Spero anche mi stiano bene, che se no, vabbè, me li metto lo stesso, non mi interessa. Allora, questo è un altro vestitino, molto carino, che è tutto abbottonato al centro, come vedete, ed è un po' arricciato sul davanti. Molto carino, manica lunga, metà di marrone, metà beigeolino, rosino. Sembra molto più bianco lì, però è tipo beige, no? Carino, ho preso anche di questo una S. E niente, il materiale mi sembra buono, un po' plasticoso questo, rispetto a tutte le altre cose che abbiamo già visto. Però, insomma, non mi sembra trasparente, non è eccessivamente caldo per l'inverno, però insomma va bene anche così, ci mettiamo una giacchetta. Eccolo qui il vestito, molto bello, fitta molto bene, fa un po' di difetto qui, ma più che altro perché, se vedete qui, è tutto largo, ma è proprio fatto così. Ci mi aspettavo che fosse tutto bello aderente, però non mi dispiace, poi si può abbottonare anche fino in cima, però sinceramente preferisco un po' più scollato, ma comunque si può abbottonare fino a su. E niente, molto carino. L'unica cosa è questa cosa larga qua, che preferivo fosse tutto stretto, ma molto bella. Questa manica è un po' più stretta di questo, ma evidentemente sono stati usati due tessuti diversi, un po' storto, ok? E però molto bello, molto comodo, molto... si porta bene, insomma, non fa difetto da nessuna parte. Comunque è abbastanza larghino, cioè nonostante abbia preso un S, che di solito è la mia taglia, quindi dovrebbe andarmi a pennello, diciamo. Delle due è un po' più larghino, quindi sta un po' più comodo. E niente, la lunghezza è fino a qua, arriva un po' sopra il ginocchio, comunque è abbastanza corto, ma molto bello. Questa arricciatura qua con i bottoni mi piace tantissimo. Cos'è questo? Ogni tanto perdo dei pezzi. Ah sì, questa. Questo ottimo tessuto, lo sento già subito, cosa che non mi aspettavo assolutamente. Questa è una felpina super 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 crop, di questa anche penso di aver preso una M, anzi no, ho preso una S. E niente, classica felpina col cappuccio, bianca e nera, e il tessuto, ragazzi, è super felpato, non so se si nota, ma è super super felpato, cosa che su Shein non è che ci siano cose molto felpate, di solito tendono a tenere dei tessuti molto sottili, molto estivi, anche in cose invernali magari che ho comprato l'anno scorso, che mi aspettavo fossero felpate, in realtà era tessuto tipo maglietta, tipo t-shirt, no? E invece questa è super felpato, super caldo, cioè questa anche d'inverno. Molto carina questa felpa, mi piace un sacco, super sportiva, con il cappuccio, molto bella. Qua è un po' strettina, però, nel senso, neanche troppo. Mi piace molto come sta, è un po' corta, ma comunque anche dall'immagine si capiva che sarebbe stata un po' corta. Molto bella, abbastanza oversize. E basta, mi piace molto, il tessuto è caldissimo, quindi perfetto anche per l'inverno. E il cappuccio è regolabile, con questi due bei fili neri. Mi piace davvero un sacco, anche il cappuccio super utile. Chiaramente la lunghezza lascerà sempre un po' di pancia di fuori, quindi magari mi verrà un po' di mal di pancia, ma
Davvero, davvero bello. Prossima, anche questa è una felpa, vediamo se ci regala le stesse gioie di quella. E ci regala delle gioie, ragazzi. Oh yeah. Questa è un'altra felpa, sempre sul marrone, non è al contrario, è fatta proprio così, con queste, con questi pezzi di tessuto tutti cuciti l'uno sull'altro, ma mi piaceva un sacco questo motivo. Poi era marrone, quindi sapete, questo whole chain è un po' il filo conduttore marrone. Molto bello, molto caldo anche questo. Molto caldo, anche questo super felpatino, non so se notate, come l'altro, però l'altro ha proprio, al tatto è proprio cotone, no? Cotone grosso, felpato. Questo è, non so, un po' più plasticone se tocchi qua sopra, però top, bellissimo, super caldo, cioè questo si può mettere sia in autunno sia in inverno. Eccola, felpona. Marrone, come tutto in quest'ordine, e mi piace molto il tessuto, mi piace molto che è calda, non mi dispiace come fitta per niente, carina, me l'aspettavo di questa lunghezza, non mi dispiace per niente, molto bella, molto soddisfatta di come è arrivata. E basta, ditemi cosa ne pensate. Cioè, fa un po' le spalle larghe, io già di mio non è che abbia delle spalle strettissime e questo sicuramente non le snellisce, diciamo, però comunque mi piace come sta, mi piace. L'unica cosa è che se, trac, alzate le braccia, esce un po' il reggiseno, quindi bisogna stare attenti o comunque mettere una maglia sotto, però molto bello. Perfetto per autunno e inverno. Prossimo pacco, prossima gioia, vediamo. Allora, qui abbiamo un bel maglioncino verde menta, sì, verde menta molto chiaro, molto carino, scollo a V, molto leggero in questo caso, ma immaginavo, c'è anche dalla foto, si notava che fosse abbastanza leggero, cioè infatti se vedete è pieno di bucanini che comunque non penso si veda attraverso, ma chissà, lo vedremo indossato. Molto bello, molto molto bello, mi piace un sacco. Eccolo qua, molto carino, cosa dite? A me piace un sacco. Molto largo, sicuramente non mette in risalto le forme, però comunque è molto comodo, sicuramente non è caldo, quindi d'inverno magari è un po' più difficile poterlo usare questo, perché comunque è abbastanza traforato e non tiene caldo sicuramente, a meno che qualcuno, cioè non ci si metta una maglia a maniche lunghe sotto o qualsiasi altra cosa, però da solo così non tiene molto caldo, ma è molto carino, lunghezza giusta e niente, mi piace un sacco, molto molto carino. Un'altra magliettina stile maglioncino, ecco qua, sempre sui toni del marrone ovviamente, e questa è veramente veramente leggera, cioè ma proprio leggerissima, siccome si vede anche attraverso, quindi cioè qua su questo marrone magari no, perché comunque è abbastanza coprente, ma bianco, cioè ti metti un, non so, un reggiseno anche solo grigio, c'è anche la mano qua, si vede benissimo, no? Boh, non lo so, adesso lo vedremo indossato. Comunque è veramente leggero, questo proprio non da usare come maglioncino, ma come magliettina, insomma. Allora, questo dico già, non mi fa impazzire. Cioè, non è da buttare via, però, allora, ha le maniche che sono corte. Cioè, vedete? Io lo volevo tipo un po'... no. Ma sono molto corte. Questo è un po' cortino. Anche questo lo volevo... cioè, ancora più corto dell'altro. Lo volevo fino un po' più lungo, insomma. Però, tutto sommato, mi piace come fitta. Però, sì. Volevo le maniche un po' più aderenti, è molto trasparente, infatti si vede benissimo il reggiseno.
Vabbè, è nero, quindi magari, cioè, se ne metto uno bianco non si vede, però comunque traspare, no? Non è il massimo. E però vabbè, dai, non si può avere tutto nella vita. Comunque non mi dispiace, lo metterò lo stesso. Però sì, me lo aspettavo in un altro modo. Prossimo. Oh, questa proprio si vede che è di qualità. Più leggera, mi aspettavo fosse pesantina e invece no, cioè mi aspettavo fosse anche questa felpata come le altre due felpe croppate che vi ho già fatto vedere. In realtà questa è proprio felpino leggero, primavera e autunno, così molto carina, bianca, con le tasche, il cappuccio sempre tutto croppato. Dovete sapere che se io non mi metto le cose croppate mi sento un sacco, quindi robe croppate tutta la vita, che siano felpe, maglie, giubbotti, tutto. Comunque niente, è così, tessuto come vi ho detto leggerino ma non troppo, e cappuccio molto carino con la lampo, ma comunque la vedremo indossata. L'altra felpina bianca con le tasche qua laterali, super croppata, però comunque di una lunghezza giusta secondo me. Si mette un pantalone sotto, comunque la pancia è coperta. Ha le maniche un po' strette. Ha le maniche un po' corte, infatti fai così e ti ritrovi con le maniche alzate. Però tutto sommato sono della misura giusta. Io le preferisco sempre un po' più lunghe, così, però molto bello. Anche questo ha il suo cappuccio, molto carino. E basta, mi piace tantissimo come sta. Me l'aspettavo più grossa, però comunque per la mezza stagione secondo me è perfetta. Molto carina, sta molto bene. Anche questo ha il cappuccio regolabile. E così, che ne pensate? Ultimi tre pezzi. Questa, top, giacchetta con motivo teddy su tutte le maniche e parte del petto, cioè fa una puzza, vabbè, comunque per il resto è pelle finta con il bottone. Questa non è croppata, ma cioè non è croppata rispetto alle altre due giacche che abbiamo visto, ma è arriva fino ai fianchi comunque, anzi l'ho presa anche abbastanza abbondante, quindi secondo me è abbastanza oversize, ma mi piace davvero super 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 tanto, è bellissima. E questa anche ho preso M. Ecco la giacca nera, molto bella. Qua è in teddy, come dicevamo, veste molto largo, ma mi piace tantissimo, molto molto bello. Questa pelle comunque tiene caldo, non è sicuramente una giacca che ti fa patire freddo, ma neanche invernale, perfetta per la mezza stagione. Oversize, ma non troppo. Davvero, sono super soddisfatta, molto bella, magari anche con un vestitino sotto, secondo me può stare bene, o anche per un look un po' più casual. Mi piace un sacco e sono molto contenta. Molto morbide le maniche. Prossimo pacco. Ah, jeans. Il secondo jeans, ho preso due jeans. Questo è uno, può sembrare uno skinny jeans, ma in realtà è skinny sulla parte sopra e sotto ha la zampa, vedete? Qua mi devo arrampicare per far vedere le cose. Comunque sì, taschine dietro, classico jeans, perfetto per l'inverno, l'autunno, non è leggerino, perfetto, proprio elasticizzato anche mi sembra. E ma lo vedremo indossato, forse questi jeans sono tutti un po' lunghi, quindi li dovrò fare. Ecco qua i pantaloni neri a zampa, adesso se riesco a farvelo vedere, comunque è molto a zampa, mi piacciono tantissimo. L'unica cosa è che devo farli aggiustare, perché
qui sono larghissimi, cioè devo farli stringere di un bel po'. E di questo avevo preso un M, perché dal sito le misure mi davano delle misure strettissime con l'S. Ho detto no, vabbè, prendo una taglia in più per star sicura, che così non mi è stretto. E invece è larghissimo, ovviamente, purtroppo. E sono i rischi e pericoli di Shein, questo, che ti dicono una cosa, cioè c'è scritto una cosa, ma in realtà è un'altra, e sto giro è andata così. Però mi piacciono tantissimo, sono super elasticizzati, super comodi, e però hanno anche, come potete vedere, la gamba molto lunga. Diciamo, io non ho una gamba lunghissima già da me, quindi dovrò farli accorciare, ma mi piacciono tantissimo. Ultimo paccone, e abbiamo finito questi 1000 pezzi di Shein, ed è il pezzo forte secondo me, perché quando l'ho visto io questo, innamorata, persa. Si tratta di un maglioncino con le nuvole. È bellissimo, c'erano tantissimi colori, io ho preso azzurro perché ho proprio visto il cielo con le nuvolette, era super cute. E niente, super questo, cioè è proprio caldo, invernale, cioè si può mettere sia in autunno, magari da solo, così anche per uscire, e invece d'inverno magari con una giacca sopra, ma comunque è super morbido, ma davvero tanto, cioè non me l'aspettavo per niente, e super comunque caldo. Adoro, perfetto, bellissimo, non vedo l'ora di provarlo. Ok, questo maglioncino mi fa impazzire, è troppo carino. Gli ho tirato un attimo sulle maniche perché lo preferisco. Allora, sicuramente non slancia la figura, sicuramente non accentua le forme. È un classico maglione, un po' croppato. A me piace molto, magari per le giornate un po' piovose, un po' più fredde. È un tessuto molto grosso, un po' similana, quindi perfetto per l'inverno. Mi piace tantissimo, mi piace un sacco, fitta molto bene, chiaramente delle due allarga e non stringe, però non mi dispiace per niente, magari anche per andare a lavoro così. Molto bello. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, spero vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un like ed iscrivendovi al canale. Così potrete seguire tutti gli altri contenuti che ho intenzione di pubblicare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Ho tantissime idee, quindi spero che mi supporterete e che quindi vi iscriviate al canale. Grazie mille per avermi seguito fino a qui e buona giornata a tutti. Ciao!